tutti, soprattutto ai graditissimi ritorni. Ho visto dei studiosi milanesi che stanno, ci hanno onorato della loro presenza. So che stanno facendo ottime cose questi ragazzi fuori, ma anche i ragazzi che stanno a Benevento fanno ottime cose, quelli che sono iscritti all'Università del Sannio fanno ottime cose, quindi no? a comparazione gli studenti, ovunque vanno questi studenti dell'Istituto d'Alesia, si distinguono. Speriamo c'è il Ciro di averlo con noi a Benevento. Questo lo dico anche alla famiglia, speriamo che quando adesso verrà a laurearsi da noi a Benevento. Il nostro incontro di oggi è dedicato ovviamente all'iniziativa della Fondazione Incontro Luce, queste collaborazioni da tempo portiamo avanti tra la Fondazione Gerardino Romano e la rivista Contro Luce dell'Istituto d'Alesia, dei giovani dell'Istituto d'Alesia, in realtà poi portata avanti da loro con il loro impegno, con le loro capacità, con le loro attitudini. E sono tutti sempre molto bravi, sono sempre distinti per le loro qualità, quindi merito anche all'istituto e merito soprattutto ai docenti di questo istituto, che l'istituto non è una cosa astratta, ma è una cosa concreta, fatta di persone, quindi grande merito ai docenti, ma grande merito anche a questi ragazzi, perché poi devo dire che adesso c'è qui oggi Ciro, che è per me un ragazzo con delle attitudini, delle qualità straordinarie, però ce ne sono stati anche tanti altri che abbiamo ascoltato che hanno attitudini, hanno attitudini e qualità da scoprire, perché effettivamente noi li abbiamo sentiti in più occasioni, su versanti diversi, con caratteristiche diverse, però devo dire che non è comune trovare dei ragazzi che fanno quello che fanno questi ragazzi qui. Cioè, io ho i ragazzi che vengono da me all'università, e ce ne sono alcuni bravi, quelli che vengono all'Istituto d'Alesia, altri meno bravi che vengono da altri istituti, da cui abbiamo anche il filosofo milanese, vieni da qui, stai con noi, quindi in prima fila, non puoi tu, parliamo di Manuel Kant, non puoi stare in prima fila, un filosofo della tua portata non puoi stare, altrimenti in seconda, pur di contraddire il principio della coerenza. Devo dire che sono ragazzi che fanno cose straordinarie. Mi capita spesso, ovviamente per il mio lavoro di docente universitario, di avere a che fare con i giovani, e questi ragazzi hanno dato dimostrazione di raggiungere livelli di maturità, di relazione con gli altri, di capacità di introspezione che sono veramente non comuni. Ciro per me è quasi un figlio, quindi non posso che essere particolarmente lieto che il nostro nuovo anno della fondazione sia cominciato con una relazione di Ciro. Ciro ci parla di un argomento complicatissimo, quindi confido che si metta al nostro livello, più modesto del suo, cerca di essere molto chiaro, da Immanuel Kant alla fisica quantistica, alla costruzione della realtà. Il tema della realtà è un tema molto importante, non solo in filosofia, un tema per esempio per noi giuristi, è un tema molto importante. Quando Ciro si iscriverà all'Università del Sannio per fare giurisprudenza lo saprà, lo capirà, perché nella comparazione giuridica c'è tutto un filone, no, del realismo giuridico americano che si occupa proprio di questo argomento, il tema della realtà, come un argomento molto significativo per sottrarsi alle tentazioni del dogmatismo. Ci sono dei posti riservati per voi qui avanti. Il tema del dogmatismo, il tema di un concettualismo anti-ermeneo tipo la precomprensione, quindi le critiche a tutto il tema della precomprensione, eccetera, sono tutti argomenti che sono qui abbiamo anche altri protagonisti straordinari dell'istituto, quindi tutte le star dell'istituto sono convenute insieme alle star docenti, star discenti. Devo dire che il tema della realtà è un tema per noi che ci occupiamo ovviamente di un orizzonte che è sempre più legato ad elementi normativi, quindi ad elementi di una costruzione razionale, anche un po' forzosa. Il tema della realtà comunque finisce per essere un tema vivificante anche dei discorsi giuridici. Quindi mi interessa particolarmente il tuo discorso, ci tengo molto che tu ci illumini, ci guidi e confido che questa guida non finisca quando tu
incomincerai a fare lo studente universitario. Ci sono tutte le condizioni perché il mio rapporto con la fondazione non solo continua, ma si consolida. Si incrementa, è un grande, un applauso. Buonasera a tutti. È segno di bravura. Buonasera a tutti, benvenuti. È per me un piacere ritornare in veste di relatore in un incontro della Fondazione Romana. Rinnovo innanzitutto i miei ringraziamenti al professor Casucci, sotto la cui guida questa fondazione è diventata un centro di ritrovo non solo culturale, in particolare di regione. Parte di ciò che considero più buono in me deve la sua esistenza anche alla frequentazione di questo luogo e delle sue attività, le quali mi hanno dato la possibilità di conoscere persone di cui conservo un felice ricordo. Luigi Sant'Anastaso, la professoressa Maria Zarro, a cui confesso questo incontro in parte dedicato, il professor Nicola Sguera, Barbara, Antonio e tanti altri. Il mio primo incontro all'interno del progetto Fondazioni Contro Luce ha avuto come tema la mia passione per la fantascienza, di cui ho presentato un excursus letterario analizzando i principali autori del genere. L'incontro di quest'oggi, dedicato al tema della realtà, nasce dalla lettura e dallo studio di un particolare scrittore, Philip K. Dick, universalmente riconosciuto come uno degli autori, secondo alcuni filosofi, che maggiormente ha affrontato in chiave fantascientifica il rapporto tra conoscenza ed esperienza. Della filosofia, il dibattito sulla realtà mi ha sempre molto affascinato. Di ogni pensatore in cui mi sono imbattuto nel corso dei miei studi scolastici, mi sono sempre soffermato sulle ricadute che il loro pensiero potesse avere nell'ambito della conoscenza e del suo rapporto con il mondo col quale entriamo in contatto. Nel corso di questa discussione darò innanzitutto ampio spazio alla trattazione del pensiero di Immanuel Kant, il filosofo che più di tutti ha saputo intuire sul piano teorico le strutture mentali attraverso le quali l'uomo è in grado in parte di cogliere e in parte costruire la realtà. Non mi soffermerò solamente ad una esposizione del pensiero kantiano, ma nei limiti delle mie possibilità tenterò di rintracciare tutte quelle conclusioni a cui è pervenuta la scienza, i cui studi hanno dimostrato sul piano pratico ciò che Kant già seguì prima che aveva parlato. Spero di essere chiaro. Sei stato nitido. Immanuel Kant occupa una posizione centrale nel panorama culturale della modernità, a cui ha dato un'impronta del tutto rivoluzionaria. Cioè, dobbiamo la luce. Di luce. Va bene la penombra, dai. Ritorniamo in penombra. A cui ha dato un'impronta del tutto rivoluzionaria, segnando una vera e propria svolta nell'ambito filosofico. Alla sua opera si attribuisce una funzione rivoluzionaria analoga a quella della teoria copernicana. Come Copernico aveva ribaltato i rapporti tra il Sole e la Terra, riconoscendo al primo la centralità nel nostro sistema, così Kant capovolge i rapporti tra soggetto e oggetto nell'ambito del processo conoscitivo. Nella prima formazione di Kant convergono il razionalismo di Wolff, discepolo della filosofia leibniziana, e il pietismo, una corrente sorta nel XVII secolo all'interno del protestantesimo, che invitava i suoi aderenti a praticare una vita modesta e intransigente dal punto di vista morale. Prendendo parte ad una corrente di pensiero inaugurata da Cartesio, Kant ritiene che la conquista del sapere non sia né difficile né impossibile. L'essere umano è in grado di pervenire ad una conoscenza universale della realtà, a patto che osservi alcune regole essenziali, ovvero che adotti un adeguato metodo di indagine. Una volta affermato che la ragione, ovvero lo strumento attraverso cui analizzare la realtà nella quale si vive, è per natura uguale in tutti gli uomini, ne segue che la diversità delle opinioni è dovuta a un diverso uso di tale mezzo. Col tempo Kant, avvicinandosi agli studi universitari, inizia a nutrire un certo interessamento per le materie scientifiche, in particolar modo per la scienza newtoniana. Simbolo e conquista dell'illuminismo, epoca nella quale Kant vive e della quale il filosofo prussiano si può ritenere senza ombra di dubbio un esponente.
analizzando a fondo i principi delle due correnti più importanti della filosofia moderna, il razionalismo e l'empirismo, a cui si avvicina in maniera completa in seguito alla lettura di Hume, Kant inizia a nutrire i primi dubbi sulla veridicità delle conclusioni metafisiche a cui erano giunti i suoi modelli di pensiero. Scrive dunque un saggio intitolato Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica, nel quale dichiara di essersi svegliato, in seguito alla lettura delle opere di Hume, dal sogno dogmatico in cui era imprigionato. A questo punto della sua evoluzione di pensatore, egli giudica la metafisica, che per sempre rimarrà una disciplina su cui il filosofo ripone grande attenzione, non meno illusoria dei sogni di un visionario, in quanto reputa che essa, non potendo fondare i suoi oggetti sul piano sicuro dell'esperienza, conduce a conclusioni stravaganti e contraddittorie. Il 1770 è un anno molto importante per Kant, che diventa professore ordinario di logica e metafisica all'Università di Königsberg. In tale occasione compone e pubblica la dissertazione La forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile, che è comunemente considerata lo spartiacque tra il periodo precritico del pensiero di Kant e quello critico, e inaugurato dalla pubblicazione della sua più importante opera, Critica alla ragion pura, definita da Schopenhauer il libro più importante che sia mai stato scritto in Europa. La riflessione kantiana parte dall'osservazione che la metafisica, a differenza della scienza, è un campo di lotta in cui i pensatori si contrappongono l'un l'altro senza riuscire a trovare soluzioni condivise. La metafisica, non possedendo un criterio in grado di distinguere il vero dal falso e riferendosi a oggetti non aventi un rapporto diretto con la realtà con la quale l'essere umano può entrare in contatto, non può definirsi una scienza. A differenza della fisica e della matematica, modelli per eccellenza di conoscenza, assolutamente oggettivi e certi. D'altro canto, Kant si dimostra non pienamente pronto ad un'adesione all'empirismo, sui cui limiti aveva già pienamente discusso Hume. Il filosofo inglese riteneva che la relazione causa-effetto alla base di molti fenomeni percepiti dall'esperienza sensibile non fosse altro che una tendenza della nostra immaginazione, coadiuvata dall'abitudine, che ci induceva a proiettare nel futuro ciò che si era presentato con regolarità nel passato. La connessione tra due fenomeni, secondo Hume, poteva essere concepita non in termini causali, ma solo in termini temporali. Ad un propter hoc, egli sostituiva un post hoc. La scepsi humiana costringeva l'uomo ad avere la convinzione di non poter essere certo di nulla, tranne che delle verità matematiche, universali e necessarie, essendo costruite per via razionale. Tutto il resto cadeva sotto il segno della probabilità. Quindi l'appello all'esperienza e la critica alla metafisica razionalista non implicano dunque per Kant un'adesione all'empirismo. Se il razionalismo metafisico approda a esiti dogmatici, in quanto pretende di poter dedurre tutto l'edificio del sapere dalla ragione, prescindendo dall'esperienza, l'empirismo giunge a conclusioni scettiche, in quanto limitando il campo della conoscenza alla sola esperienza, non garantisce un sapere universale e necessario. L'esigenza primaria del filosofo è trovare alla metafisica un fondamento in modo da conferirle quel carattere di oggettività e certezza che è proprio della scienza. Piccola parentesi. Da un punto di vista strettamente teoretico, Kant rimane un filosofo del finito. La sua propensione ad accettare la metafisica non basta a qualificarla una scienza. Il suo obiettivo è fornire alla metafisica una parvenza scientifica, trasformarla in una disciplina capace di applicare principi razionali all'esperienza. E questa è l'introduzione. Spero di essere stato chiaro. Sì, sì. Allora, mi trattengo proprio bene. Allora, nella critica alla ragion pura, Kant allestisce un vero e proprio tribunale della ragione,
in cui la ragione è giudice e imputato al tempo stesso. Il suo obiettivo è risolvere la controversia tra dogmatismo e scetticismo e dunque chiarire i limiti e le possibilità della conoscenza umana. Secondo Kant, le proposizioni della scienza sono dette giudizi in quanto costituite da un predicato e da un soggetto. Più in generale, sostiene Kant, tutta la conoscenza si ottiene attribuendo un predicato a un soggetto. Procedendo nella sua analisi, Kant afferma l'esistenza di due diversi tipi di giudizi, i giudizi analitici e i giudizi sintetici. I giudizi analitici sono quei giudizi in cui il predicato è già contenuto nel soggetto. Si tratta di giudizi a priori, nel senso che il loro contenuto non deriva dall'esperienza, ma la precede. Essi sono dotati dei caratteri della universalità e necessità, ma non della novità, in quanto il predicato non aggiunge nulla di nuovo che non sia già implicato nel soggetto. I giudizi sintetici, invece, sono quei giudizi in cui il predicato offre un contenuto informativo nuovo. In essi abbiamo un'estensione della conoscenza, ma non la garanzia della sua necessità e universalità. Essi, infatti, sono a posteriori, derivano dall'esperienza. Kant non può che sentirsi insoddisfatto di entrambi i giudizi. In quanto illuminista si rende conto che solo i giudizi sintetici permettono alla scienza di assolvere al proprio dovere, ovvero progredire. D'altra parte, una scienza priva di universalità non può definirsi valida. Il filosofo prospetta dunque l'esistenza di un terzo tipo di giudizi, che gli definisce sintetici a priori, in cui il rigore della matematica, garante della universalità e necessità, si coniuga con l'incremento della conoscenza derivante dall'esperienza. La tesi kantiana è definita rivoluzionaria perché i giudizi sintetici a priori attingono la loro validità, cioè il loro carattere universale necessario, non dall'oggetto, entità sempre contingente, bensì dal soggetto che nell'atto di conoscere proietta sull'oggetto la propria capacità sintetica. Se fino ad adesso il processo gnoseologico prevedeva che fosse il soggetto a dovesse adeguare all'oggetto, nel criticismo kantiano è invece l'oggetto a dovesse adeguare alle forme a priori di cui è disposto il soggetto nell'atto della conoscenza. La gnoseologia kantiana ci invita dunque a domandarci non come le cose sono in sé, bensì come esse appaiono per essere da noi esseri umani conosciute. Il soggetto e le sue facoltà intellettive influiscono sul modo col quale gli oggetti vengono compresi e attivamente concorrono alla costruzione dell'esperienza conoscitiva e dunque della realtà. Kant definisce trascendentale ogni conoscenza che si occupi non tanto degli oggetti, quanto della nostra facoltà di conoscerli nella misura in cui ciò è possibile a priori, ovvero sfruttando tutte quelle caratteristiche che sono proprie della nostra mente, che ci permettono di ordinare i fenomeni naturali in una serie di concetti. Il trascendentale non indica per Kant una dimensione ontologica, una realtà che sussiste oltre l'esperienza, bensì l'ambito dei presupposti gnoseologici che prevedono la conoscenza del mondo fenomenico, ovvero di ciò che ai nostri occhi non può che apparire. Kant inaugura dunque una sorta di dualismo, ipotizza che al di là di ciò che la nostra mente è predisposta a leggere della natura, vi sia una realtà più profonda che ne costituisca l'essenza. Ma essa è, secondo il filosofo, a noi inaccessibile. La conoscenza non può che limitarsi al fenomeno, ovvero a ciò che ci appare, non al numeno, l'entità in sé, rappresentante un concetto limite a cui noi esseri umani non possiamo pervenire. D'altronde già John Locke aveva ipotizzato l'esistenza di una sostanza, pur definendola un'incognita. È opportuno ritenere che al di là di tutti gli accidenti che io posso cogliere in un oggetto, vi sia una realtà più profonda che ne costituisca lo scheletro, l'imbarcatura. Nella prima sezione della critica alla ragion pura, Kant analizza la sensibilità e le sue forme a priori. Il termine sensibilità in questo caso viene utilizzato nella sua accezione etimologica, rimanda infatti alla sensazione.
Secondo Kant, la sensibilità ha una duplice fisionomia. Essa è innanzitutto passiva, in quanto riceve dall'esterno i dati percettivi, ma è anche attiva, in quanto organizza il materiale offertole dalla sensibilità attraverso due forme a priori, lo spazio e il tempo. Lo spazio, o forma pura del senso esterno, è la facoltà che ci permette di ordinare spazialmente le cose. Il tempo, o forma pura del senso interno, è la facoltà che ci permette di collocare le cose in una dimensione temporale. Spazio e tempo sono dunque le forme a priori della sensibilità, cioè le rappresentazioni necessarie presupposte da qualsiasi intuizione sensibile. Ma al fine di ottenere la conoscenza autentica, ovvero l'unica che ci è possibile cogliere sfruttando le facoltà proprie del soggetto, bisogna spingersi oltre l'esperienza determinata dal senso esterno e dal senso interno. Occorre che gli oggetti da noi intuiti sulla base della sensibilità vengano ulteriormente unificati sotto quelle che Kant definisce rappresentazioni comuni, ovvero i concetti. I concetti, secondo Kant, sono funzioni mediante le quali l'intelletto ordina diverse rappresentazioni in una unità. Kant prospetta l'esistenza di due diversi tipi di concetti: i concetti empirici, derivanti dall'esperienza, e i concetti, mediante un procedimento di astrazione, e i concetti puri, ovvero contenuti a priori dell'intelletto. È su questi ultimi che il filosofo ripone la sua attenzione, in quanto supreme funzioni ordinatrici dell'intelletto, cioè leggi attraverso cui la mente dell'uomo unifica il materiale offertole dalla ragione in un'unità. Essendo i concetti modi universali di pensare, cioè comuni a tutti, Kant li definisce anche categorie. In Aristotele le categorie rappresentavano modi universali di essere, in Kant rappresentano modi possibili, ma comunque appartenenti a tutti, di costruzione dei giudizi. A questo punto del processo il dualismo fenomeno e noumeno è però ancora presente. I concetti puri, le categorie, essendo concetti puri, a prima vista non avrebbero titolo per ordinare fenomeni esterni, ovvero oggetti non creati dall'intelletto. È un problema che Kant definisce deduzione trascendentale delle categorie, impiegando il termine deduzione desunto dal lessico giuridico, in cui rimanda alla dimostrazione della legittimità di una pretesa di fatto. L'argomentazione kantiana parte dall'osservazione che tutta l'attività sintetica in cui consiste la conoscenza ha come suo fondamento l'io penso. Tale espressione denota una funzione logico-formale in virtù della quale l'io unifica tutto il materiale offertole della ragione in una unità attraverso le sue categorie. Questa è la prima parte dell'incontro. Ci fai di didascalie, ci illustri il percorso che stiamo compiendo. Allora, la seconda parte del mio incontro, propriamente scientifica, deve la sua esistenza grazie alla collaborazione di un mio amico, Raffaele Armelino, che non è presente, il quale ha messo a disposizione il suo talento artistico nei disegni che seguiranno. Ah, l'hai fatti Raffaele? Sì. Studente del nostro istituto, 4C. Allora, la visione di Kant della conoscenza non è poi così lontana da alcune conclusioni a cui è pervenuta la scienza nel corso degli ultimi tempi. Il professor Enrico Bellone, nel suo recente libro Qualcosa là fuori, come il cervello crea la realtà, si è occupato dei processi cognitivi con i quali costruiamo il mondo. Secondo il professor Bellone e altri neurologi e scienziati del secondo dopoguerra, l'ambiente che i nostri occhi percepiscono non è una copia fedele dell'originale, perché la luce riflessa dagli oggetti non raggiunge direttamente il nostro cervello. Essa si trasforma in una serie di impulsi elettrici che dalla cornea al cervello subiscono varie elaborazioni. Le categorie di cui parlava Kant, rappresentanti utilizzando le parole dello stesso filosofo, delle lenti attraverso le quali filtriamo in un processo di elaborazione
tutto ciò che ci è dato cogliere dai sensi effettivamente esistono. La mente umana, in condizioni ideali, dispone per tutti delle stesse facoltà che le permettono di incanalare il materiale fluido della realtà in una impalcatura prestabilita in grado di fornirle una forma. Bisogna dunque immaginare il nostro cervello come uno stampino utilizzato per fare i dolci e la realtà un'entità fluida tanto quanto l'impasto. Ora, è ovvio che la realtà subisce un primo grande mutamento a partire dai sensi, ma non è in essi che si determina la portata del nostro intervento sulla costruzione della realtà stessa. Per fare degli esempi, un cane non è in grado di percepire i colori, per cui la sua realtà sarà data dal contrasto bianco-nero. Inoltre, un cane è in grado di percepire suoni molto elevati, per cui la sua realtà sarà data da sollecitazioni diverse rispetto alle nostre. Tutte queste differenze biologiche, che pur rappresentano un primo intralcio alla conoscenza di aspirare alla realtà, perché ognuno è circoscritta alla propria specie, comunque sono poca cosa rispetto ai meccanismi che si innescano nel cervello, e in particolare in quello umano. Ora, l'ampiezza angolare della visuale data dai nostri occhi ci permette di cogliere solo una porzione dell'ambiente in cui ci troviamo. Spostandoci, i nostri occhi e conseguentemente il nostro cervello ricevono segnali diversi, ognuno dei quali riferiti al quadro a cui il nostro sguardo punta. Ma pur affidandoci a una o a poche porzioni dello spazio, comunque la mente umana è in grado di stabilire in che ambiente si trova. Non ci è occorso percorrere ogni stanza per renderci conto di trovarci in una casa. La mente umana è portata inconsciamente a sintetizzare l'ambiente in cui si trova in una serie di coordinate a cui fa corrispondere un concetto di cui ho avuto esperienza in passato. Ora, con Raffaele non mi sono messo d'accordo circa il mobilio della stanza, ma in base alla mia esperienza, avendo qui un armadio, posso pensare che farò con un salotto oppure con una stanza, con una camera da letto. Per questo dopo. Altro fattore che interviene nella costruzione della realtà è la prospettiva. Di un piccolo oggetto posto in lontananza ci è preclusa la possibilità di stabilirne con esattezza la forma. Non potendo gli occhi rendere chiari i contorni che lo racchiudono, la mente umana è portata inconsciamente a condurre l'oggetto alla prima forma riconducibile, per cui oggetti posti in distanza che ci appaiono come cerchi, in realtà possono tranquillamente essere triangoli, quadrati e altre forme geometriche. Altro impedimento da non sottovalutare nella condizione della realtà è la distrazione, di cui nel campo dell'illusionismo possiamo trovare vari esempi. Un prestigiatore che si rispetti deve tener presente di presentarsi di fronte a un pubblico il quale continuerà a tenere d'occhio il più piccolo dei suoi movimenti. Per cui un buon prestigiatore deve innanzitutto avere una grande rapidità delle mani e un'estrema sottigliezza d'ingegno, in particolare nell'utilizzo dei suoi strumenti. La bacchetta magica, che in realtà non è un elemento di grande utilità nella riuscita di un gioco di prestigio, è comunque per il pubblico un oggetto misterioso, trasmettente di una forza sconosciuta. Quando il prestigiatore deve trasportare qualche oggetto, egli distrae l'attenzione del pulpito mostrando loro prima le mani e poi nel prendere la bacchetta ci si impossessa delle cose che conviene trasportare nascondendole nella mano che la regge. Per cui tra la preparazione ad un gioco di prestigio e la sua realizzazione vi è tutta una serie di azioni tranquillamente osservabili ad occhio nudo se si coltivasse l'attenzione. E ovviamente a tenere bassa l'attenzione degli spettatori concorre anche il supporto da parte di avvenenti e assistenti. Lui si chiama Camillo, è risvegliato la sua zona di tempo. Ecco. Si sta all'indietro, Gerardo. Felice, sta all'indietro. Allora, vi sottopongo a questa immagine. Ognuno di voi, in base alla vostra posizione, coglie una sfumatura di colore diverso della casella A rispetto alla casella B. In realtà, e appare difficile supporlo a prima vista,
La casella A è dello stesso ed identico colore della casella B. Un ben determinato concorso di fattori, tra cui l'esposizione all'ombra, il contrasto, la posizione delle caselle, provoca nel nostro cervello una risposta diversa all'immagine che gli occhi vedono. Per cui è assai probabile che, nel nostro quotidiano, alcuni oggetti a cui noi attribuiamo determinate fattezze in realtà ne abbiano altre. È la loro collocazione nell'ambiente a condizionare la nostra percezione. Allora, a questo punto della percezione abbiamo dimostrato che la realtà è condizionata sia dai sensi, le nostre porte sul mondo, sia da alcuni schemi mentali che, come aveva supposto Kant, concorrono a organizzare il materiale offerto dalla ragione attraverso delle categorie. Resta da porsi il quesito: che aspetto avrebbe la realtà qualora potessimo divincolarci sia dai sensi sia dai nostri stessi schemi mentali? In risposta a tale quesito interviene a pieno diritto la fisica quantistica. Per anni il modello atomico di Bohr rappresentò lo schema fondamentale attraverso cui analizzare i fatti sperimentali della fisica atomica. Tuttavia, nonostante i primi successi, tale schema aveva lasciato aperte molte perplessità. Ci si rese conto ben presto che non era corretto estendere al mondo atomico le leggi del mondo macroscopico. Gli atomi, gli elettroni, i quanti di energia e tutte le altre entità microscopiche non potevano essere equiparati agli oggetti di cui abbiamo esperienza ogni giorno. La via per arrivare a formulare una nuova fisica atomica iniziò nel 1924 con due teorie elaborate quasi contemporaneamente, come spesso accade nella storia della scienza: la meccanica ondulatoria di Schrödinger e la meccanica delle matrici, sviluppata da alcuni studiosi, tra cui Dirac e Born, sulla linea delle prime idee di Heisenberg. Grazie alla comunione dei risultati di queste due grandi correnti della fisica moderna, si arrivò a stabilire che, così come la luce, anche la materia, che noi siamo portati a immaginare come sostanza, corpo, aveva proprietà ondulatorie. Manco un passaggio, secondo me. Sì, quindi siamo tutti portati a supporre di avere a che fare con una sostanza solida, in possesso di una forma, solo perché abbiamo schemi mentali predisposti a cogliere solo questo primo aspetto della materia. In realtà, se analizzassimo gli elettroni grazie agli strumenti della scienza, ci renderemo conto che, così come la luce, anche la materia è soggetta ai fenomeni della diffrazione. Kant aveva dunque intuito, avvalendosi della sua preparazione sprovvista delle conoscenze della fisica contemporanea, non solo dell'esistenza delle categorie, ma anche dello stesso numero. Al di là o in compresenza della materia, in un oggetto vi è una matrice ondulatoria. Per cui non possiamo stabilire che cosa sia la realtà. E mi voglio appellare ad una frase di Philip K. Dick, che diceva: la realtà è quella cosa che anche quando smetti di crederci non cessa di esistere. Mi piace concludere questo incontro con questa frase, però piccolo epilogo. Allora, mentre organizzavo la trattazione di questo incontro, mi sono reso conto che, al di là di un'analisi filosofico-scientifica sul rapporto, sul tema della realtà, i miei discorsi non conducevano ad una risposta al quesito fondamentale: che cos'è la realtà? Mancanza ovviamente non mia, ma dovuta alla stessa scienza, che ancora non è in grado di stabilire quale sia il rapporto tra i due diversi aspetti della materia, quella ondulatoria e quella corpuscolare. Mentre ci ragionavo, mi è venuta in soccorso la caverna di Platone, prima grande rappresentazione del concetto di realtà, che a buon diritto sarebbe potuto essere il punto di partenza del mio incontro. Mi sono ricordato di un incontro del progetto Lettura dei Classici, promosso da questa fondazione, in cui la professoressa Maria Zarro
ci sollecitò a ragionare su un particolare momento del racconto platonico, ovvero del ritorno del prigioniero nella caverna. Per quale motivo il prigioniero, dopo aver riconosciuto il vero aspetto della realtà, sentì l'esigenza di ritornare nel luogo da dove proveniva? La risposta è molto semplice: per liberare gli altri prigionieri ancora ignari della loro condizione. Ancora non siamo in grado di stabilire che cosa sia la realtà, ma fortunatamente nel nostro mondo esistono tante piccole realtà che necessitano di essere conosciute. Rispettare il prossimo, soprattutto se di un'altra cultura o di un altro orientamento sessuale, agire nei limiti della legalità, coltivare il rispetto. Quando chiunque di noi prende coscienza di una di queste realtà, ha il dovere morale di aprire gli occhi anche agli altri, con tutte le forze e con tutte le possibilità che dispone. Ho deciso di concludere questo incontro con questo concetto, non solo perché risulta funzionale al mio discorso, ma anche perché ha rappresentato effettivamente per me un principio su cui ho basato la mia condotta. Grazie. Prova di una cosa che a volte la realtà supera l'immaginazione, che non immaginavo di arrivare a questo livello di argomentazione. Ti ringrazio molto. Dovremmo sentire anche Luigi, che ha organizzato quell'incontro, quel ciclo di incontri sulla lettura dei classici. Grazie a lui qui si vede qualcosa, ci manca molto infatti la sua presenza organizzativa e la sua guida intellettuale in questa zona. E mancata anche la presenza di un compagno di classe che è appena giunto alla fine. Sei riuscito ad arrivare proprio alla fine, quando lui ha già finito di parlare. Se vuoi ricominciamo tutto da capo. Io sono il primo, rimani solo tu e mi non io mi trattengo. L'ha fatta apposta per dire che lui c'era. Per essere notato. Che lui c'era, lui c'era. Tu ci sei fatto un esempio di una cosa che hai visto in due modi diversi, ponendo più attenzione a quella cosa nei confronti della quale su cui concentravi il tuo momento di visibilità, di sviluppo di una visibilità? Vivo con piacere ogni volta. Coltivo un'opinione diversa rispetto a quella che coltivavo in passato. Per cui, sì, mi è capitato a volte di avere dei ripensamenti circa alcune realtà. E anche oggi, fisicamente, hai visto delle cose diverse? Una cosa che avevi visto il giorno prima, un minuto prima, o due anni prima, l'hai vista completamente diversa? Fortunatamente, qualche giorno dopo. Fortunatamente non sono mai rimasto deluso dalle persone o dalle situazioni del mio ambiente. Sono sempre riuscito a capire l'indole dell'altro e di adattarmi di conseguenza. A volte mi è capitato di io essere la persona ad aver fatto all'altro ciò che lei sta sintetizzando. Tipo, c'è un mio amico che in passato era un sostenitore del fascismo, riteneva che si stava meglio quando si stava peggio, eccetera, eccetera. Ci sta anche qualcun altro. Comunque, è un ragazzo pronto a rinnegare ciò che pensa nel bene del logos, diciamo. Affrontando questa discussione, io ho tentato di far capire a questo ragazzo che c'è una differenza tra raggiungere determinati obiettivi perché la dittatura lo permette e raggiungere determinati obiettivi perché la Repubblica e la democrazia non fa il suo dovere. Lui diceva, stavo in questa situazione perché la Repubblica e la democrazia non è la forma di governo adatta per raggiungere determinati risultati. Invece dicevo, no, è la forma adatta. Ciò che cambia sono le persone che agiscono all'interno di questo sistema. Col tempo
mi ha dato ragione e ha rinnegato tutto il quello... busto, diciamo, sì, ha deposto il busto e ha abbracciato la Costituzione italiana. Bisognerebbe dire la Costituzione, questa cosa che hai raccontato così bene tu, abbracciare la Costituzione italiana. Dunque, io non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, il tuo amico che ha tirato per l'ultimo, in relazione alle cose che hai detto prima, se vuole fare qualche domanda. No, ma ci siamo già confrontati su queste cose, ci siamo avuti poche stamattina per visionare prima queste slide. Luca Vitelli, grandissimo musicista. Grandissimo. Allora Luca, la prossima volta devi venire a suonare per noi. Ci confidiamo, tu qualche strumento suoni? Il basso. Spero non il pianoforte, il basso va benissimo, possiamo portare, quindi non c'è lo spazio. Che d'altronde stiamo preparando pure un incontro insieme, il rapporto tra letteratura e musica. Quello sarebbe una bella cosa. Dovremmo riuscire a organizzarlo quest'anno. No, perché non facciamo una cosa appunto, anche cose scritte da voi, tutto inedito, capito? Cose scritte da voi con musica, insomma, di Luca o di altri ragazzi che amano la musica, che vengono qui e fanno un piccolo concerto, prendiamo questi singoli qui e gli lasciamo un po' di spazio per consentirvi di manifestare, per quelli che scrivono ovviamente, per quelli che suonano, non è che mi devo coinvolgere per forza tutti, però io innanzitutto volevo ringraziarti ovviamente a nome della fondazione, a nome di coloro che ti hanno avuto come, che ti hanno accompagnato in questa tua formazione, credo che siano i tuoi docenti. Io, perché mi sono accompagnato in maniera molto indiretta, però ti ho avuto in tutte e due le attività formative che ho svolto presso l'istituto e ho apprezzato moltissimo non solo le tue qualità intellettuali, ma anche le tue qualità di persona. Devo dire, questa è una cosa che per me è molto rassicurante. Io sempre quando venivo nell'aula in cui facevo le lezioni, in cui sono sempre stato presente in questi incontri, ho sempre, anche volte in che io inverno sbracciatissimo, infatti ti chiedevo come facessi, perché io ero piuttosto in condizioni di imbarazzo dinanzi al fatto che ho mezze mani che viene in bene, però infatti mi sono un po' stupito di questa tua, di essere visto così coperto, non ti riconoscevo, però devo dire che io ho sempre apprezzato l'affidabilità, non tutti i ragazzi, molti ragazzi hanno delle grandi qualità, non tutti i ragazzi hanno questa capacità di essere affidabili come sei tu, e vedere nell'affidabilità, nella serietà delle cose che si fanno, vedere proprio un modo di stare insieme. Credo che tu sei sempre stato abbastanza un esempio per me, c'è anche un conforto, perché ci pensavo prima mentre parlavo, io ho avuto una lunghissima riunione con i miei colleghi universitari, il rettore, e devo dire che la quantità di cose inutili che diciamo noi adulti, e qui mi metto anch'io, non voglio esprimere un giudizio sugli altri, che ho fatto questa riunione con tanti docenti universitari, e l'utilità delle cose che hai detto tu, e anche la semplicità, la franchezza, l'efficacia con la quale l'hai detto, sono un esempio, dovrebbero essere ascoltati di più, dovrebbero essere compresi più, dovrebbero essere guardati di più. A proposito del fatto che io ti chiedevo prima, ma tu hai notato come c'è differenza tra due persone, tra due situazioni, a distanza di poco, se a seconda di come tu lo guardi. A me è capitato, io lo raccontavo, perché poi c'era un grande poeta che si è molto prodigato su questo argomento, quindi citavo questo poeta, ma che lui diceva che quando amava una donna, il viso della sua donna cambiava completamente a seconda della distanza, della vicinanza, della sensazione che aveva nel rapporto con quella donna. Quindi i momenti che vivevano insieme cambiavano anche i volti, le attitudini, ma non è che cambiavano i volti, era semplicemente il suo modo di guardare che cambiava totalmente. E questa cosa aveva una capacità di trasfigurazione che io ho avuto mentre ti guardavo, cioè io questa capacità di trasfigurazione l'ho vissuta mentre ti guardavo, e pensavo a te, pensavo a Giovanni, a quelli, Luigi, sì, questi straordinari ragazzi che abbiamo qui da noi, anche i più giovani, gli ultimi arrivati, iscritti all'università, iscritti, anche se tu sei più giovane di loro, però diciamo che io ti vedo come un Matusalemme, per esempio, no, per la serietà, dal primo giorno che noi ci sono da un paio d'anni, no? E devo dire, da tu mi hai una sensazione di grande serietà, adesso non è che voglio fare un'enfatizzazione della personalità, che anche quella è sbagliata, l'enfatizzazione della personalità, però devo dire, perché personalizzare è troppo più sbagliato, però devo dire che questa cosa è una cosa che tu mi hai sempre molto insegnato e mi hai rassicurato in questo insegnamento. Sono i migliori insegnamenti, le danno le persone alle altre persone quando
dimostrano per quel che fanno, per come lo fanno, che ci sono e che possono fare, si possono fare delle cose con serietà senza metterci su qualsiasi carico si voglia, qualsiasi strumentalizzazione, senza sbracciarsi. Quindi io ti ringrazio molto di questo, per me sei un esempio, per me sei un esempio, come sono tanti altri ragazzi che tra l'altro ci sono oggi qui, quindi io conosco e ti apprezzo moltissimo. Vorrei che fosse capace di mantenere, mi rendo conto, tra mille impegni che vi dà la scuola, la preside oggi non c'è, però c'è la vicepreside, la scuola, le famiglie, le sollecitazioni esterne, gli esami, nell'ambiente, quest'anno non c'è ma poi tutte queste cose vi danno degli stress, vi danno delle. Però devo dire che dal mio punto di vista voi dovreste un po' di più donarvi alla relazione sociale, perché avete delle potenzialità, delle capacità di illustrazione su questo punto, che sono per noi essenziali. Sono per noi essenziali, anche con questo tono qui, che ovviamente c'è anche un momento didattico, sicuramente dietro si sente, no? questa dimensione didattica, però quindi ancora con la necessità di stemperarla, di arricchirla, però poi in fondo le cose più importanti della vita si fanno da giovani, cioè le cose veramente che pensiamo, veniamo totalmente ricca, totalmente libera, sgombrata da qualsiasi forma di suggestione categorica, si fanno da giovani, quindi poi quelle intuizioni lì poi non le riesci a poter, le puoi arricchire di altre cose, di sapienza, di raffinatezza, però quella intuizione, quella forza dell'intuizione che c'è quando si giunge, quindi secondo me avere questi esempi, rivederli, porli al centro dell'attenzione sociale, secondo me, noi ci proviamo anche con queste riprese che mettiamo in internet, sarebbe necessario. Quindi, io vi invito a essere molto più presenti, compatibilmente con gli impegni di cui parlavamo, con tutti i condizionamenti esterni che avete, più presenti all'interno delle realtà con cui, sociali, associative, politiche, dove ritenete più utile essere presenti. Di questo veramente ti ringrazio, per me, ripeto, sei un paradigma di questo genere di apprezzamento. Va bene, noi ci fermiamo qui, facciamo l'ultimo applauso a Benedetto. Scolastici, per poter avere anche con altri istituti scolastici questa interlocuzione, come vi avevo detto, anche con il Cerreto Sanitario e altri istituti, conosceremo giovani anche di altri istituti scolastici, che vi presenterò. La settimana prossima, volevo solo dire questo, la settimana prossima è una settimana un po' abbastanza importante per noi come fondazione, perché avremo, è il 20° anniversario della morte di mio nonno, di Gerardino Romano, quindi avremo questa installazione artistica che sarà messa all'ingresso della dinanzi alla Polonia, che rimarrà qui per sempre finché non la deturperanno, diciamo così, rimarrà qui, e abbiamo avuto occupazioni solo pubblico, ci sarà questa cosa che avverrà la settimana prossima, avrete le informazioni, alle 4 facciamo una piccolissima cerimonia commemorativa con questa installazione in ferro realizzata dal maestro Sergio Cerbo di Napoli, Teresa Cerbo la moglie, che ha contribuito, ma è Sergio che ha realizzato l'opera, che sarà donata alla fondazione mercoledì prossimo. E poi mercoledì parleremo di Teresa Terme, verrà Michele Selvaggio, che ci parlerà del suo libro su Teresa, e quindi parleremo poi. Non, è stato un puro caso che il giorno in cui era l'anniversario della morte del nonno c'era la presentazione di un libro sulla cittadina di cui lui è stato sindaco, quindi è un puro caso, però siccome nella vita ci sono anche per fortuna delle casualità, tu hai solo avuto esperienze positive, io che ne ho avuto qualcuna negativa, diciamo che dico, quando ci sono dei casi che ti portano verso il bene, lo apprezzi particolarmente, verso il bene, verso le coincidenze che ti danno un po' di benefici. Bene, io vi ringrazio tutti, ringrazio i giovani, ringrazio i genitori, i docenti, la nonna che ringraziamo particolarmente, il fratello, la mamma e il papà, ringraziamo tutti i presenti e noi ci vedremo a questo punto mercoledì prossimo, alla solito orario l'incontro, alle 4 ci sarà, ma avrete la comunicazione col sindaco e il parroco anche per la benedizione, l'installazione artistica qui nella piazza Gerardino Romano. Posso passare?